è qui accanto a me. Mamma mia, tutto vestito con giacca di blue jeans e frange. Come conosci la Pantera Rosa? Tutto il mondo è qui accanto a me. Red Ronin, ma di rosa c'è qualcosa nella. Pinky. Pinky, naturalmente. Senti una cosa, che cosa ci propone il servizio che hai preparato per noi oggi? Dunque, da un lato è la fine di una tournée, di un anno abbastanza fortunato, quello di Zucchero, che ha concluso con un concerto assieme a Gino Paoli, e molto bello fra l'altro. C'è un Gino Paoli in splendida forma. Sorridente? Vivo, molto vivo. Zucchero è un po' frastornato perché lui è completamente cotto, poi ha preso quest'ora, è molto, molto hard farlo parlare. Alla pressione bassa forse. No, Zucchero ci ha dato molto quest'anno, è stato il suo anno fortunato, un anno che aspettava da tanto tempo. L'ho trovato anche in Hit Parade, quindi sta andando benissimo. Sì, sta andando molto bene. È un giovane emergente. Un altro che hai trovato in Hit Parade è un gruppo, uh-huh, si chiamano Frankie Goes to Hollywood. Ah, famosi anche loro. Che fanno dei video, a me piacciono tantissimo perché sono vivi, sono graffianti. E difatti è quanto mai attuale oggi un video che loro fecero anni fa, due anni fa, un paio di anni fa, in cui c'era una lotta proprio fisica tra il presidente russo e quello americano. Proprio questi si prendevano a botte con tutta la gente attorno che guardava. E poi chiaramente la gente attorno veniva influenzata da questi due capi di governo e cominciavano anche loro a fare a botte. Quindi questo video, che è molto d'attualità, come quello di Ray Jarre che tu hai letto prima in classifica, che è appena fresco di montaggio. E quindi sono Frankie Goes to Hollywood. Noi speriamo che nella realtà non facciano tutte a botte, anzi, voglio dire, succede esattamente il contrario. No, ma c'è un'interessante proposta di Gino Paoli. Di tornare ai periodi degli antichi romani, quando si sceglievano alcuni componenti, che se la vedessero loro e tutti gli altri stavano lì a guardare. Va bene, basta, non ne parliamo più, altrimenti poi togliamo tutta la sorpresa. Invece vorrei ringraziare, se mi permetti, lui ha una figlia che è stupenda, si chiama Jessica. Ecco, Francesco, ti prego, mi ha mandato un ritratto, saremmo io e il suo papà. È stata bravissima e devo dire che da un apporto. Non è stata bravissima. No, ti spiego perché. Perché mi ha fatto vecchiettina, giustamente, perché lei è abituata a vedere. Ma dov'è vecchiettina? Tu riesci a capire che qui lei, sì, tu sei vecchietta. Una cosettina così, quasi buona buona. Hai i capelli. No, io sono tornato a casa la notte e ho trovato questo ritratto, però io quando le ho chiesto, hai visto? Lei ha detto sì all'inizio, ma per lei è normale vedermi in televisione, vederti in televisione, cioè, poi ci ho messo sulla cassetta con i cartoni animati, quindi. Beh, mi pare molto giusto che lei sia giusta per la sua età. È ancora nel mondo delle favole. Benissimo. Diamo il meno 5 a Pinky? Diamo il meno 5, vai. Pinky, meno 5, 3, 4, 2, 1, Pinky. Meno 5! ma ci Pinky! Vogliono...